Impianto chiuso per ripristino. Le attività in fattoria sono sospese, sono alcuni dei messaggi apparsi all'esterno di aziende agricole in diverse zone della regione, dopo l'ondata di maltempo di ieri pomeriggio. Chicchi di grandine grandi come palline da tennis che hanno provocato danni ingenti a colture e strutture, dalla riviera del Brenta a Bassano del Grappa, dalle Prealpi alla pianura trevigiana, dal Garda fino all'Alta Padovana. Il giorno dopo la devastazione e tempo di sopralluoghi da parte dei tecnici per valutare la situazione e fare una prima sommaria stima delle conseguenze. Anche se bisognerà attendere qualche giorno per una fotografia più completa. Nessuna provincia, annuncia col Diretti Veneto, è stata risparmiata dal maltempo di ieri sera che ha rovinato intere campagne. Parliamo appunto delle colture, sia soprattutto diciamo i vigneti, i frutteti, le orticole anche. Una volta danneggiati si rischia di perdere anche percentuali importanti del raccolto. A rischio le produzioni di frutta e verdura di stagione che sarebbero state raccolte in queste settimane, ma anche i vigneti nel momento più importante di maturazione dei grappoli. Sono danni a strutture, soprattutto chi ha serre, chi ha strutture per i frutteti, sono le aziende che hanno subito i danni maggiori, oltre ai danni alle coltivazioni. Sono danni anche a strutture, anche a macchine, a macchinari, perché ieri appunto la grandinata è stata di una portata potente, tant'è che in Triveneto nella sola giornata di ieri si parla di 52 grandinate nel corso della giornata di ieri.